Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione regionale di Telefriuli. Oltre 200 persone al lavoro nella notte nei tratti di A4 e di A23 rimasti chiusi al traffico per consentire l'esecuzione di una serie di interventi utili alla costruzione della terza corsia. L'autostrada è stata riaperta questa mattina poco dopo le 7 anziché alle 6 come previsto a causa delle forti precipitazioni che hanno causato un ritardo nell'inizio dei lavori. Una squadra composta da ausiliari alla viabilità, personale della manutenzione, agenti dell'Apostrada, tecnici della direzione lavori e delle ditte che gestiscono la segnaletica e maestranze delle imprese coinvolte, spiega Autovie Venete, ha seguito le diverse fasi degli interventi pianificati. Evidentemente la chiusura di alcuni caselli di ingressi all'autostrada ha provocato un aumento del traffico sulla rete ordinaria, in particolare sulla ferrata, la Udine-Portogruaro. È stata convocata per domani alle 14:30 l'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia. All'ordine del giorno l'elezione del Presidente del Consiglio regionale. Dopo la votazione è prevista la discussione sulla mozione bipartisan, Forza Italia Lega, Fratelli d'Italia N, Progetto FVG, Alleanza Responsabile, Cittadini, Patto e Partito Democratico riguardante le Camere di Commercio. Il tema è l'attribuzione di competenza dell'organizzazione e la sospensione della procedura di accoglienza. Altre sedute d'aula sono in programma per la prossima settimana, nelle giornate del 23, 24 e 25 luglio. Saranno dedicate alla manovra finanziaria estiva. Un finanziamento pari a 2 milioni di euro è la cifra che la Regione Friuli Venezia Giulia ha destinato ai comuni per l'acquisto e la manutenzione di telecamere per le iniziative di prevenzione e contrasto a comportamenti che creano allarme sociale, quali ad esempio vandalismo, bullismo e cyberbullismo. Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che nell'ambito della prima delibera rivolta agli enti locali ha suddiviso la cifra complessiva tra interventi strutturali, 1,5 milioni di euro, e iniziative volte a tutelare l'ordine pubblico, 0,5 milione di euro. Direttamente ai cittadini, ricorda, la regione, si rivolgono invece i contributi per l'installazione di impianti di sicurezza nelle abitazioni che, dopo il via libera del Consiglio delle Autonomie Locali, potranno essere erogati grazie all'approvazione del relativo regolamento. La brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli di Gorizia e la 132esima brigata corazzata Ariete di Pordenone hanno ricevuto la visita del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Salvatore Farina. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, ha fatto visita al comando brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, accolto dal generale di brigata Giovanni Parmigiani. Farina ha partecipato a una riunione cui hanno preso parte tutti i comandanti delle unità della brigata e lo staff del quartiere generale della Pozzuolo, nel corso della quale è stato aggiornato su tutte le attività operative e addestrative, e in particolar modo sulla capacità anfibia che la grande unità esprime a livello interforze. Il generale Farina ha successivamente visitato, presso il reparto comando e supporti tecnici, il moderno posto di comando tattico di brigata e di forze da sbarco. Il generale nel pomeriggio ha visitato anche la 132esima brigata corazzata Ariete alla caserma mittica di Pordenone. Accolto dal comandante della brigata Ariete, generale Angelo Michele Ristuccia, Farina ha assistito inizialmente a una presentazione delle principali attività operative e addestrative condotte dalla grande unità corazzata, incentrate in particolare sulla preparazione di un'operazione della NATO che vede per il 2018 l'Ariete designata come unità leader del pacchetto di forze militari costituito dai paesi dell'Alleanza Atlantica. Il generale Farina ha inoltre visitato il centro polifunzionale della Comina, dove ha potuto apprezzare le potenzialità espresse dall'area, sempre più al centro delle attività addestrative e di formazione del personale militare, non solo appartenente alla brigata. Nel corso della visita, il capo di Stato Maggiore ha incontrato anche il vice sindaco della città di Pordenone, Eligio Grizzo. Il grande cuore di Roberto Viotto non ce l'ha fatta, ceduto alle 4 di oggi. Il popolare storico fotografo dell'Udinese, giornalista pubblicista, aveva compiuto da pochi giorni 70 anni. Roberto aveva dedicato 40 anni della sua vita alla fotografia di attualità, con particolare riferimento agli eventi e ai protagonisti del calcio, della Serie A e delle serie minori. Aveva collaborato con le testate di numerosi quotidiani, periodici, agenzie di stampa, televisioni, siti web e social. Con maggiore frequenza aveva lavorato per il Gazzettino e per il Messaggero Veneto. Molte immagini da lui scattate figurano anche in libri e manuali.
annuali del calcio. Era amico personale di molti campioni del passato, tra i quali Zico e Cause negli anni più recenti. Le sue foto in campo e fuori, spesso sfidando le intemperie e i rigori delle stagioni più impegnative, sono la testimonianza di una capacità professionale e di una passione che non lo aveva mai abbandonato. Tra i suoi scoop, la foto in anteprima mondiale di Zico e Maradona scattata a Napoli. Roberto lascia la moglie Anna Angelillo, che lo ha assistito ininterrottamente, condividendo con lui dolori e speranze. La cerimonia funebre avrà martedì 17 luglio alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Cussignacco. Entro il 2019 il castello di Gorizia sarà raggiungibile in ascensore, un edificio storico destinato ad avere un ruolo di primo piano nella promozione della cultura locale e non solo. Sono con Fabrizio Oreti, assessore alla cultura per il comune di Gorizia. Alle nostre spalle c'è qualcosa che presto diventerà qualcos'altro. Incrociando le dita, nel 2019 finiranno i lavori per la risalita al castello e da lì avrà vita una nuova vita, scusate il gioco di parole, ma del castello. Pertanto, nel momento in cui la risalita sarà operativa, noi che cosa vogliamo fare? Rendere un castello vivo e vivace. Come? Con il bastion fiorito, pertanto si tornerà con della ottima musica in castello, con l'enoteca della Contea, ma con tantissime altre iniziative, perché abbiamo un ottimo castello riqualificato in maniera impeccabile e vogliamo riempirlo di contenuti a favore di chi? A favore del territorio, della città e del turismo, perché è un bellissimo maniero che merita di essere vissuto, percepito, ma soprattutto è il simbolo indiscusso della nostra città. E l'ascensore? L'ascensore nel 2019, come dicevo prima, guardate il gesto, incrociamo le dita, perché? Perché i lavori sono addirittura di arrivo, nel 2019 termineranno e noi da lì potremo riempire il castello di contenuti. E la settimana che precederà Gusti di Frontiera vedrà il castello protagonista di, alcune attività convegnistiche proprio nelle quali si parlerà di turismo. Eh sì, dal 20 al 22 settembre il castello diventerà la borsa del turismo, pertanto tantissimi professionisti, grazie a Promo Turismo FVG, si guideranno in castello per capire come e per trovare delle soluzioni come superare il turismo nel centenario della Grande Guerra. Pertanto Gorizia diventa il patrimonio regionale del turismo post centenario Grande Guerra. Rinnovato a Ronchi dei Legionari il patto di gemellaggio tra la città bisiaca e le sorelle Metuca e Vagna. Sindaco Vecchietti, dopo 50 anni si rinnova il patto di gemellaggio tra Ronchi, Metlica e Vagna. È un passo importante specialmente di questi tempi? Decisamente è un passo molto importante, perché il rinnovo del patto di gemellaggio, il rinnovo del patto di amicizia, ci pone all'avanguardia rispetto ai momenti politici, non tanto bei momenti politici che stiamo attraversando, soprattutto a livello europeo. Noi abbiamo fatto e rinnoviamo questo patto di gemellaggio nell'ottica di un rinnovo dell'Europa, nell'ottica di mantenere l'Europa senza confini, nell'ottica di integrare tutti gli stati che la compongono. È un gemellaggio importante perché coincide con la visita dei ragazzi dei due comuni qui a Ronchi. È un futuro? È stata la nostra scelta quella di far coincidere il rinnovo del patto del gemellaggio con la presenza dei ragazzi italiani, sloveni e austriaci, perché il messaggio che abbiamo appena voluto dare i tre sindaci, quello di Ronchi, sottoscritto, quello di Vagna e quello di Metlica, era rivolto ed è rivolto soprattutto ai giovani. I giovani sono il nostro futuro e devono crescere in un posto dove l'amicizia e la fratellanza sono dei valori fondamentali. Mentre in serata l'Orchestra Internazionale Glasbena Matica ha offerto ai numerosi presenti un momento di musica per proseguire il programma del gemellaggio, una tre giorni complessa ed impegnativa che ha visto non solo l'amministrazione comunale ma anche le realtà associative del territorio attive per la realizzazione dell'importante iniziativa. Un gruppo di friulani è appena tornato dalla Sicilia con dei mezzi d'epoca rigorosamente americani, un viaggio per partecipare alle celebrazioni a 75 anni dallo sbarco degli alleati. Siamo appena rientrati in quel di Cividale, dove siamo stati accolti calorosamente dal sindaco e dal vice sindaco. Siamo qui nel piazzale antistante del museo della prima guerra mondiale. Finalmente di ritorno da una bella gita iniziata il primo di luglio. Siamo partiti per la Sicilia per le celebrazioni del 75esimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia, a Gela e dintorni. Quest'anno abbiamo ripercorso la strada fatta dal generale Patton. Abbiamo fatto questa operazione, questa rievocazione, l'operazione Aschi, che ha avuto luogo il 10 di luglio sulle coste sud-orientali della Sicilia, con il 5º
e l'ottavo, quindi il battaglione americano e quello inglese che si sono trovati, hanno impiegato 2 mesi a prendere la Sicilia e poi hanno iniziato. Diciamo che questa è stata, no, se vogliamo, un preliminare, perché appunto ha un paio di anni, quindi al 1° di maggio 2020 ci sarà la rievocazione della liberazione di Udine e quindi appunto chiedevamo in quella occasione se fosse possibile di nuovo attivare una collaborazione. Cividale ha una tradizione militare comunque importante ed evidentemente si trova anche in uno dei punti cruciali nei quali, come dire, la storia ha lasciato il suo segno e Cividale è stata anche decorata di medaglia d'argento al valore militare per i fatti della resistenza. Martedì 17 luglio alle 21 in piazza Garibaldi a Codroipo si terrà il Festival della Musica per la Musica. L'evento sarà presentato da Enzo Santese. Secondo e ultimo atto del Giro d'Italia femminile che ieri e oggi ha toccato la nostra regione, ieri con partenza a tredicesima, oggi con arrivo a Cividale, ha vinto il Giro Rosa l'olandese Anne Mieck van Vleuten, che dopo aver domato ieri lo Zoncolan oggi ha messo la firma sulla tappa conclusiva di Cividale, con circuito nelle valli della Tisone del Torre, una competizione che ha richiamato centinaia di appassionati che non si sono voluti perdere questa competizione che sta crescendo di anno in anno. Si è disputata questa mattina ad Attimis, nel fresco del territorio delle Valli del Torre, la 13ª edizione della Marathon Bike per Haiti, l'ultima gara delle corse targate El Paiti e penultima tappa del primo trofeo Marathon AXI, che si concluderà con l'appuntamento fissato a Cavazzo il prossimo 12 agosto. Sentiamo alcuni dei protagonisti. Arriva Max Ozzate ed è il protagonista assoluto, porta a casa Andrea Bravin. E com'era questo percorso? Divertente, posti dove non sono abituato a pedalare, molto carino la prima parte, un po' più veloce la seconda, forse con le discese divertente, un po' refrigerante gli ultimi guadi, più che altro delle piscine. Comunque molto bello. E questa volta è andata bene. Basta, lo ringrazio perché in cima alla salita di Monte Croce ho avuto qualche problemino che mi stavo soffocando con l'acqua. Quindi dai, mi ha aspettato e siamo ripartiti insieme. La gara è bellissima, come ogni anno, il meteo ci ha dato una bella mano. Finire terzo dietro a Bravin e Ferigo è un vanto, non è una sconfitta. Assolutamente. Anzi, quindi onore a loro, sono andati veramente forte sulla prima salita e poi ho cercato di tenere il mio ritmo, ho staccato quelli dietro, ho gestito l'ultima parte, avevo paura di farmi male sui guadi perché non sono talmente tanto tecnico. Penso che sia andato oltre le aspettative o perlomeno abbiamo eguagliato il numero degli iscritti dello scorso anno, pertanto oltre 300 partenti. I numeri sono ampiamente soddisfacenti, in linea con quelli che sono stati anche gli appuntamenti precedenti. Ci rimane solo l'ultima manifestazione del Marathon AXI che sarà in quel di Cavazzo. Bene, termina qui l'edizione delle 19 del telegiornale regionale di Telefriuli. Il nostro Gian Domenico Ricci può mandare la sigla di chiusura. Noi ci rivediamo alle 22.15. Collegati a telefriuli.it per seguirci in streaming e per rivedere tutte le trasmissioni. Per le notizie in tempo reale, ilfriuli.it e udineseblog.it. Continua a seguirci anche sulle nostre pagine social.